Ciao a tutti amici di Cerebro, bentornati a Play with Cerebro, Lords of the Fallen. Andiamo avanti nella nostra avventura. Allora, apriamo il portone e vediamo cosa c'è dietro. Spettacolo. Qui ce n'è un altro. Ah no, ma questo qua è quello più. Infatti, malefico. Eccolo qui, Madonna, come lo odio questo. Proviamo. Ma te la stai prendendo con lui? È veramente inutile quella cosa lì. Allora. Oh, dai, un po' di togli. Lasciato qualcosa, una runa sigillata, buona. La cosa bella degli attacchi di fuoco è che praticamente tolgono, incendiando, tolgono un po' di attacco, un po' di vita nel tempo, ecco. Allora, qua non si può entrare. Vediamo qua cosa c'ha. C'è una cassa e una tavola a pressione e l'incudine. Ma cosa serve una tavola a pressione? Scrigno chiuso. Mi servirà una chiave forse per aprirlo. Qua non si può andare. Allora, quella tavola a pressione ha un simbolo sopra, quindi dovremo cercare di capire questo simbolo qua, a cosa corrisponde, e ovviamente è a tempo, quindi quando la schiacciamo. Dobbiamo trovare a cosa serve in poco tempo. Proprio non vedo nulla. Esatto. E ma ora si è inchiusi qua dentro. Però qua c'è un cassetto. Dove troviamo? Armatura tronco leggera. Un'armatura intera. Astuzia. E scendiamo di qua. Però qui
Beh, non credo che ci possiamo arrampicare per andare là sopra. Qua dietro non si può andare. Dobbiamo uscire per forza di lì. Allora, andiamo a vedere un po' sta armatura. No. Questa ci dà. No, forse è meglio questa, ce l'ho addosso. Sì, che è più leggera, però. E gli scarponcini. Ah, stuzzicano, li visti. Forse non c'erano, erano i guanti. Infatti. No, niente, direi che rimaniamo così. Allora, scendiamo giù di qua. Pergamena. No. Piatto antico, stessa cosa. Oh, qua c'è quello. È il suo cuore. È là dietro. Allora, vediamo un po' se riusciamo. Esatto. Nel frattempo è arrivato anche un altro ad attaccarci. Non so se ci avete fatto caso, ma allora meglio scappare. Esatto. Mio Dio, l'affollamento, l'affollamento. Sono morto. Porca miseria. Minchia. Da dove? Aia. Adesso si ricarica. Allora, calmati. Calmati. Mi muore e io prendo fuoco. Mila punti esperienza, porca miseria, perderli mi farebbe un po'. Andiamo subito di qua, quello li lasciamo stare lì, tanto è tonto e qua non ci viene. Sì, devo essere sincero, in alcune cose come si dice, l'intelligenza artificiale del gioco non è che sia proprio il massimo, è un po' stupido delle volte. Però comunque quando c'è da fare il combattimento, vabbè, insomma, tolgono tanti nemici. O boh, non lo so, vabbè. Allora, attiriamo la sua attenzione. Nel frattempo mi dice che ho poca magia per utilizzare il guanto. Ok, niente, lui arriva sempre e comunque. Allora, uno l'abbiamo fatto fuori. Il più grosso, tra l'altro. Miramelo! Ok.
Allora, sarebbe bello trovare un checkpoint e magari aumentare un po'. Qua c'è un'altra porta. Danno. Ok, ragnetto morto. Lì c'è un altro. Qui c'è una pergamena. Mighty Antanas, I just came across an ancient message depicting what might be the most daring creation of the Rogar. Bigger than all the lords, it has an odd number of limbs, and its twisted flesh is mixed with weapons. And it said something about immunity or healing. Ok, sarà sicuramente un boss. Incredibile come riesco a mancare. E spruzzare di acido qualcun altro. Ma quello è il checkpoint. Mamma mia. Tizio, stai lì, fai finta di nulla, non guardarmi. No. Allora, salviamo. E adesso andiamo a sviluppare un po' il personaggio. Allora. Ah, intanto c'avevamo un punto incantesimo e non l'abbiamo ancora distribuito. Poi abbiamo 6.000 punti esperienza. Ok, io direi di puntare tutto lì così. Dove lo mettiamo un punto? Io direi di aggiungerlo alla fede. Così aumenta un po' la nostra barra della magia. Poi abbiamo un punto incantesimo e lo andiamo a dare a Furia. Aumenta la potenza di attacco e rimuove i limiti dell'energia. Può pugnalare o abbattere i nemici. Io sono curioso di vedere cosa è questo. Ok, adesso siamo a zero. Adesso abbiamo Ariete e vediamo un po' di utilizzarlo magari su quel tizio lì. Bisogna andargli vicino, lontano, lui lancia una bomba e io. Ah, è una specie di raggio che colpisce a distanza, quindi. Non c'è bisogno che io sia vicino. Posso ancora utilizzare preghiera, però non mi interessa sto ariete, forte. Qui dove c'è il boss, innanzitutto lo capiamo anche perché c'è un bel portale. Quindi cosa facciamo? Ci buttiamo con il boss subito? Ok. Qui abbiamo 12 frammenti di energia, però visto che so
che questo boss qua sbaglio sempre tasto. Per sconfiggerlo devo utilizzare la magia, no? Invece di usare questo, utilizziamo il frammento magico. Ne abbiamo soltanto 4. Praticamente questo qua ci aumenta per 30 secondi il ripristino della barra della magia. Siccome per sconfiggere questo boss userò tanto il maglio, perché lo attaccherà da non tanta distanza ma abbastanza lontano, qualche attacco fisico anche per contro, però io quasi quasi tornerei dal checkpoint salvo. Torno dal checkpoint, salvo, e direi che il boss lo sconfiggiamo magari nella prossima puntata, perché potrebbe volerci un po' e quindi potrei non avere abbastanza tempo a disposizione per la clip video. Quindi facciamo questa piccola clip dove abbiamo fatto niente di spazio, ma inizierò una nuova subito dove sconfiggerò il boss e poi la pubblicherò ovviamente subito. Quindi per adesso vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti amici!